Buongiorno amici, eccoci qua per un'altra pillola video tratta dall'ultimo libro Car Phishing, Ambienti e Strategie, un libro di tecnica applicata appunto agli ambienti dove andiamo a definire le strategie, le modalità di azione, le esche e quant'altro. È una, diciamo, collana di video quella che sto pubblicando, ce ne sono già diversi prima di questo che vi invito a guardare se non avete già visti. Perché da oggi con questa pillola entriamo proprio nei capitoli più tecnici e il primo dei capitoli tecnici sugli ambienti è dedicato ai grandi laghi morenici, cioè i laghi di origine glaciale. Qualche esempio? Lago di Garda, Lago di Iseo, Lago di Como, Lago Maggiore, Pusiano, Oggiono, Annone, chi più ne ha più ne metta, nel senso che la nostra penisola, soprattutto al nord Italia, è ricchissima di questi grandi laghi che si sono formati quando primordiali ghiacciai sono scesi a valle, sciogliendosi, lasciando quindi queste conche enormi dove poi hanno continuato a scolmare l'acqua che scendeva e si sono generate queste masse d'acqua enormi. Ora, capite che l'argomento è abbastanza tosto e infatti il capitolo Laghi Morenici è un bel capitolo pregno di contenuti. E qui nel video sintetizziamo, diamo degli spunti, degli input, ma forse non basterà una pillola video perché i tempi tecnici di YouTube, di Instagram mi fanno stare all'interno dei 10 minuti. Grandi Laghi Morenici. Parlare a 10 minuti, un condensato, è impossibile, credo. Comunque ci proviamo. Allora, iniziamo col dire che i grandi laghi morenici sono a loro volta un microcosmo di ambienti. Perché? Mi spiego meglio. Potrebbero esserci delle grandi aree anse del lago dove il pesce riesce a condurre agevolmente un ciclo vitale annuale, stagionale, senza grossi spostamenti, perché all'interno della stessa ansa trova l'area vegetativa fondamentale per nutrirsi e riprodursi, le profondità, i massi, i cambi di fondale, dove proteggersi e eventualmente anche svernare quando il clima diventa più rigido. E quindi sostanzialmente alcune porzioni di lago possono essere viste come ambienti a sé stanti. Altre porzioni di lago possono essere pregne di vita in determinati momenti dell'anno e assolutamente deserte in tanti altri. L'approccio al grande lago è un approccio fatto di rispetto e conoscenza, dove per rispetto intendo quell'atteggiamento umile, osservatore del pescatore che sa che non potrà vincere una sfida così grande in qualche pescata. Cioè sono ambienti che vanno affrontati in una vita di pesca. Magari si possono bypassare alcune fasi perché vivendo sulle rive di un grande lago riusciamo a giungere a quella conoscenza condivisa dei vecchi pescatori, dei vecchi del lago, quelli che il lago lo conoscono e che pur non essendo mai pescatori o carpisti ti sanno dire effettivamente come il lago vive, come il lago si muove. Un approccio invece esclusivo da parte di una persona che non vive di rimpetto al lago è decisamente un approccio difficoltoso. Questi sono ambienti difficili a vari livelli, difficili come individuazione del pesce, difficili come gestione degli spot, cioè io potrei essere così bravo a individuare il pesce che fatalità sosta in aree talmente difficili da essere pescate,
è da necessitare di soluzioni tecniche estreme, calate a 500 metri, dormire sulle scarpate, cioè cose molto impegnative anche fisicamente. Così come sono impegnativi questi ambienti per i materiali utilizzati. Qua una barca sicura, l'ecoscandaglio, un ricovero agevole, snello, ma resistente a intemperie anche di quelle toste e cattive, la logistica per alimentarsi, per stare anche tanti giorni in pesca, la logistica per spostarsi velocemente se cambiano in maniera repentina le condizioni, sono tutti, diciamo, fattori estremamente difficili da gestire, quindi questi ambienti non sono per principianti. Questi ambienti sono per chi è arrivato a un certo punto del suo percorso di pescatore di grosse carpe, nel quale vuole misurarsi proprio con la natura e a suon di cappotti, perché diciamolo, è a suon di cappotti che si impara qualcosa, quindi a suon di cappotti arrivare a qualcosa di memorabile che possa veramente finire sul muro di una stanza. Ci sono tante cose da prendere in considerazione. La prima è che al giorno d'oggi ci sono dei mezzi tecnologici che ci possono aiutare notevolmente nei primi approcci. E parlo delle cartine batimetriche. Tutte quelle mappature che ormai sono presenti in tutti questi grandi laghi, che ci fanno capire già da casa davanti a un PC come sono distribuite le profondità, come sono collocate le profondità all'interno delle anse, come sono più o meno ripide le rive, che poi più ripide sono, più sprofonderanno anche dentro il lago, dandoci perlomeno modo di definire in che settori ci sentiamo più sicuri ad approcciare. E la scelta dei settori è una scelta fortemente, diciamo, condizionata dalla stagione. Perché, dicevo all'inizio, ci sono alcune aree dove il pesce è sempre lì, e ci sono altre aree in cui il pesce va e viene in funzione di cosa? In funzione di quello che offre quell'area in termini di possibilità. Ecco quindi che la stagione migliore per approcciare a questi grandi laghi è in prossimità della frega, perché è l'unico momento certo in cui i pesci grossi e piccoli si imbrancheranno, quindi avrò molto pesce se sarò capace ad individuare le aree a mia disposizione, ed sono anche queste aree, diciamo, dedicate alla frega, le più semplici da individuare, perché anche dalla batimetrica le grandi anse dove sono presenti bassi fondali, e poi io sempre da internet posso, ho conosciuto il nome della località, posso andare a ricercare le gallerie di immagini che qualsiasi turista magari carica e vedere effettivamente che in quell'area corrisponde una zona di canneto, castagnole, ninfee, cioè tutta vegetazione ancorata sul fondo a risalire, che sono i punti dove le carpe incollano le loro uova adesive. Ecco che quindi già a casa davanti a un PC avrò modo di definire quali sono gli spot che posso affrontare in primavera. Potrei anche guardare, ne abbiamo parlato nella pillola precedente, no? Parlavamo del vento, potrei anche guardare le tavole dei venti, perché nei grandi laghi è abbastanza noto quali sono i venti principali, come soffiano, da chi direttiva, e vedere effettivamente quali sono le aree di basso fondale, ricche di vegetazione, dove sul finire dell'inverno, inizio della primavera, soffiano e spingono venti più caldi, quelli che, insomma, sappiamo vengono da ovest, quelli che vengono da sud. E che quindi possono creare tutto quell'insieme di fattori estremamente favorevole per la riproduzione. E quindi chiudiamo questa prima pillola video sui grandi laghi, definendo che
in epoca riproduttiva mi posso giocare delle chance interessanti iniziando a capire dove vanno a fregare i grossi pesci.